promotore di innovazione. Networking. È spregiudicatezza. Guardarsi allo specchio. È un percorso di accompagnamento. Sono Gianluigi Gollo di Dilium e ci occupiamo di realtà aumentata. Sono Giovanna Agostoni di Ripensarte, realizziamo libri su misura multisensoriali. Sono Alessandro Terranegra di Donkey Commerce e ci occupiamo di intelligenza artificiale applicata al commercio. Sono Gualtiero Bracciforti, CFO di Coronet, un'azienda storica che si occupa di produzione di pelli sintetiche. Il servizio Punto Impresa Digitale l'abbiamo conosciuto attraverso i digital promoter, workshop, la newsletter, attraverso i vari eventi di Camera di Commercio, dove presentavano dei bandi e c'era una presentazione anche di tutti i servizi che venivano offerti. Abbiamo usufruito innanzitutto del selfie online. Dopodiché siamo stati contattati dai promotori digitali della Camera di Commercio e abbiamo effettuato l'assessment di persona presso la nostra sede. Abbiamo usufruito di alcuni contributi a fondo perduto che ci hanno permesso di migliorare i processi in modo da riuscire ad essere coerenti con le richieste di mercato. Grazie al servizio Voucher 4.0 abbiamo realizzato Belfish, il primo marketplace al mondo di oggetti di design in realtà aumentata. Abbiamo capito che si poteva far evolvere EOS Liber, che è il nostro libro multisensoriale, alla realtà aumentata. Attraverso i servizi di cui abbiamo usufruito del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, il nostro modo di fare impresa è cambiato in meglio. Ci ha dato un boost spingendoci in un percorso che avevamo già avviato. Siamo riusciti a comprendere dove possiamo migliorare i nostri processi interni. Io consiglierei il Punto Impresa Digitale perché permette un momento di sintesi organizzato e strutturato. Consiglierei il Punto Impresa Digitale e i servizi offerti proprio perché aiuta le società, le start-up innovative come la nostra nel proprio percorso di crescita e trasformazione digitale, accompagnandoli passo per passo nel consolidamento della società. Il Punto Impresa Digitale è un ponte tra le istituzioni e le aziende. Fino a ieri questo ponte non c'era, ora c'è, usiamolo.